Che ogni tanto ci fa bene sentire, non in autoreferenzialità dire come siamo bravi, come siamo belli noi della scuola, ma che la scuola è davvero il nucleo forte di una cittadinanza sociale che non può ridursi all'economia da un lato e non può ridursi a danni di lobby pedagogico così tanto. Bene, intanto allora la palla è già stata lanciata, quindi andiamo in ordine alfabetico, sì. Anna Arnoldi. Io riprendo il discorso dove l'ha lasciato l'assessore, perché ho fatto una ricerca proprio analitica nel corpo del disegno di legge sulla presenza di enti locali e regioni e non c'è niente. Dopodiché ho chiamato proprio la Puglisi e ho chiesto: ma vi siete raccordati per caso con la prima commissione affari costituzionali? E allora mi ha detto certamente, e quindi sono andata a vedere il disegno di legge di riforma del titolo quinto, e devo dire che i due disegni di legge sono molto coerenti, perché come diceva l'assessore, la nuova visione dell'assestamento costituzionale dello Stato è totalmente ante Bassanini, nel senso che il lungo percorso intrapreso con la Bassanini e sfociato nella riforma del 2001 è stato già da anni ormai interrotto, perché non abbiamo visto realizzato né pienamente in tutte le regioni il potere legislativo concorrente, perché solo l'Emilia Romagna e la Lombardia hanno prodotto le leggi regionali sull'istruzione, né federalismo fiscale, e ovviamente molte regioni sono state impedite nella prosecuzione della loro attività proprio perché mancavano questi pezzi. Il nuovo disegno di riforma costituzionale elimina, come diceva il professore Bianchi, la competenza legislativa concorrente, ma fa una cosa secondo me ancora più grave, nel senso che le norme generali vengono sostituite da disposizioni generali e comuni. La cosa è molto pesante, perché le norme generali già sono competenza dello Stato. E la cosa molto interessante è che la prima commissione permanente affari costituzionali ha riconosciuto che questo disegno di legge si basa principalmente su norme di livello generale, ecco perché è costituzionale. Comunque, queste norme generali nel nuovo modello del titolo quinto diventano disposizioni comuni e generali, che lascia allo Stato, all'amministrazione centrale, una larghissima discrezionalità sulla determinazione del contenuto delle disposizioni comuni. Cosa vuol dire questo? Che oltre alla compressione della potestà legislativa concorrente c'è anche questa attrazione semantica verso il centro, nel senso che l'amministrazione centrale può veramente interpretare in modo molto ampio questa nuova locuzione. Non solo, l'articolo 116 di cui parlava il professore, che non è stato mai utilizzato, qualche regione ha tentato anzi anche di utilizzarlo, ma non è stato mai utilizzato, dovrebbe veramente consentire questa differenziazione, accanto però ad un altro sistema che stiamo vedendo in elaborazione, ed è il sistema del Senato, della nuova composizione del Senato, nel senso che questo appiattimento sullo Stato delle competenze in materia di istruzione dovrebbe essere controbilanciato da un'azione delle rappresentanze dei territori nel Senato, appunto, ma proprio anche da un'azione politica sui territori molto responsabile. Perché se il Senato, anziché affrontare l'istruzione dal punto di vista soltanto politico, lo affronterà dal punto di vista veramente tecnico dell'istruzione, e sui territori l'istruzione sarà vista proprio dal punto di vista tecnico, allora questo nuovo modello costituzionale forse potrà veramente funzionare. Il problema è che nel disegno di legge non solo non si parla di enti locali e regioni, ma ci disegna un sistema dell'istruzione centrato sullo Stato, sul Ministero, cioè si ridetermina la filiera ministeriale, MIUR e i redivivi uffici scolastici regionali, che nel master plan, nel defunto master plan avrebbero dovuto trovare la loro fine, perché non c'era più ragione di mantenere le strutture territoriali dell'amministrazione dello Stato. Nel disegno di legge invece rinascono gli uffici scolastici regionali con delle funzioni direi anche rinforzate,
perché nonostante l'ultima versione del disegno di legge abbia eliminato il potere sostitutivo dell'ufficio scolastico, di fatto rimane, perché quando gli organici non vengono gestiti, non riescono ad essere gestiti dalle autonomie, subentra l'ufficio scolastico regionale, il che denota un pieno rapporto gerarchico tra l'ufficio scolastico regionale e le singole autonomie. A parte il fatto che gli incarichi vengono conferiti dal direttore regionale, e quando si conferisce un incarico ovviamente c'è una manifestazione di gerarchia nel rapporto di lavoro, non c'è dubbio. Quindi il disegno che viene fuori è in un modo veramente forte penalizzante rispetto al disegno costituzionale. Primo, per ciò che fa rispetto alle competenze. Secondo, per ciò che fa a livello di ridisegno del sistema dell'istruzione. Queste autonomie sul territorio sembrano rinforzate dal disegno di legge, ma in effetti con questo sistema si rinforza la filiera dello Stato. Quindi è un modello veramente pregresso, proprio che ci riporta prima ancora della Bassanini. E sul disegno di legge, ma sui vari interventi che sono stati fatti, viene fuori poi anche un altro problema che era stato affrontato nel corso di questi anni dopo la Bassanini, cioè la rappresentatività delle scuole sui territori. L'Emilia Romagna con la legge regionale è l'unica regione in Italia che ha previsto modelli partecipativi rispetto alla definizione delle politiche pubbliche sull'istruzione, cioè le conferenze territoriali, ma anche altri riconoscimenti informali quali l'associazionismo delle scuole. Questi modelli ovviamente non esistono più nemmeno a livello di possibilità per le regioni, proprio perché mancando quella, essendo compressa anzi la potestà legislativa concorrente, non solo perché è stata eliminata, ma perché residua alle regioni soltanto la materia dei servizi dell'istruzione, che è molto più ristretta rispetto alla precedente definizione dell'articolo 117, che parlava di istruzione, ma che poi la Corte Costituzionale aveva interpretato in modo molto ampio, fino ad arrivare proprio alla gestione degli organici. Adesso gli organici verranno gestiti dallo Stato attraverso singole autonomie e uffici scolastici regionali. Quindi è totalmente ribaltata anche la prospettiva costituzionale attraverso le sentenze della Corte. In effetti quello che diceva il professore è vero, cioè il grigio delle competenze va risolto in qualche modo, anche perché ancora oggi il 30% del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale riguarda proprio la potestà legislativa concorrente, quindi una chiarezza ci vuole, ma rispetto all'istruzione dobbiamo notare senza alcun dubbio una retrocessione rispetto alla potestà delle regioni, non solo, ma non è stato tenuto conto in questo nuovo disegno sia costituzionale che ovviamente anche nella buona scuola, visto che saranno d'accordo, non è stato tenuto conto dell'evoluzione delle singole regioni, non solo rispetto all'istruzione, ma anche rispetto alle altre materie. E questo non vuol dire che eliminando la potestà legislativa concorrente l'effetto sia naturalmente quello di un miglioramento e di una garanzia di livelli unitari di prestazioni sul paese. Questo non è garantito, anzi, probabilmente si accentueranno le differenziazioni, proprio perché le prestazioni vengono mediate anche dalle capacità culturali, socio-economiche dei diversi territori. La Commissione Permanente Affari Costituzionali, quando ha analizzato il disegno di legge della buona scuola, non ha fatto assolutamente cenno alla contraddittorietà con la posizione espressa nel corso dell'attività della Corte Costituzionale. Anzi, ha riconosciuto la bontà del disegno di legge, in particolare per quanto riguarda questi piani di intervento da adottare a livello ministeriale proprio nella parte dell'istruzione e formazione professionale, proprio per riconoscere una mediazione dello Stato a fronte di questa uniformità forzata sul territorio. Non è stato toccato ovviamente, nel disegno della buona scuola nemmeno il livello più prossimo ai cittadini, cioè quello dei comuni, anche perché lì abbiamo insomma un problema che non è stato ancora bene rilevato e nemmeno affrontato, nel senso che
sarebbe molto più logico a questo punto che sui territori il livello programmatorio rispetto ai servizi pubblici in generale appartenesse alla regione, anche per governare meglio le autonomie locali, le singole autonomie locali sui territori. Perché se pensiamo al servizio di istruzione, abbiamo una pluralità di dipendenze delle scuole da parte di più soggetti che è spesso provoca contraddizione anche di programmazione e di livello politico, quindi insomma sono problemi molto pesanti. E l'Emilia Romagna, che appunto è stata la prima regione che ha prodotto una legge proprio sul senza nemmeno la ricognizione dei principi fondamentali, ma fu un azzardo allora, no? Ci fu anche un'impugnativa da parte del governo della legge regionale, ha dimostrato che l'integrazione di tutti i pezzi, i vari pezzi del servizio scolastico, non solo, ma il livello di partecipazione alle politiche pubbliche ha offerto delle potenzialità enormi, perché quello che si è visto in Emilia Romagna non si è visto nemmeno nell'altra unica regione che ha prodotto la legge regionale, cioè la Lombardia. Io ho analizzato le leggi regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia. La legge della Lombardia non presenta nessun modello partecipativo né a livello di legge sull'istruzione né a livello di regolamenti regionali sui servizi sociali, sulla partecipazione in generale. Non solo, ma abbiamo nelle varie regioni degli esempi molto sporadici di questo indicatore, cioè della partecipazione alle definizioni delle politiche pubbliche. Addirittura in alcune regioni, mi pare nella Liguria in particolare, a un certo punto nel Consiglio delle Autonomie Locali era prevista la rappresentanza delle autonomie funzionali, quando si sono accorti che c'entravano anche le istituzioni scolastiche, l'hanno tolta, proprio perché la partecipazione è il primo passaggio di responsabilizzazione delle autonomie, non è il contrario, cioè non è il potere attribuito alle autonomie che mi crea efficienza nei servizi, ma è la responsabilizzazione sulle scelte innanzitutto di programmazione e via via di esecuzione. Su tutto il disegno di legge ovviamente poi ci sono delle considerazioni generali da fare, però su questa parte, sulla presenza e sul riconoscimento delle autonomie territoriali e locali, il vuoto c'è, però devo riconoscere che è coerente col disegno costituzionale. O si interviene lì, oppure è inutile prevedere nella buona scuola accenni partecipativi, perché su questo non si potrà fare niente. Giustamente l'autore, il promotore di questo